Siamo orientati in questo progetto dal 2017. E fondamentalmente per noi è un'occasione molto molto importante, perché la riforma è una riforma che lascia molti dubbi. A seguito di quella riforma sono state fatte anche delle circolari interpretative che hanno reso ancora più difficile l'attuazione della conferenza di servizi. Su questo cerchiamo di lavorare per dare piena attuazione alla conferenza dei servizi, e il Formez per noi è il soggetto che ci accompagna meglio nello sciogliere i dubbi interpretativi che vengono dalle norme, e anche per coinvolgere gli enti che collaborano continuamente con noi e che si vedono anche loro travolte dalla normativa, per cui le tempistiche certe, le conseguenze del non rispondere o le risposte che fino ad un certo punto erano date non tanto certe, ora devono diventare o assenso o dissenso, e quindi anche per gli enti è un momento importante. A Prato è stato fatto un incontro con la presenza del Formez e degli enti con cui noi lavoriamo costantemente, e sono emerse delle problematiche che cerchiamo di risolvere nella fase successiva, stabilendo con protocolli di intesa o comunque con documenti operativi delle linee operative oggettive da attuare. In più ci verrà in supporto la messa a punto di una piattaforma di Regione Toscana, che Regione Toscana mette a disposizione degli enti, con la quale è possibile convocare in conferenza di servizi gli enti terzi, e per gli enti è più facile, più agevole vedere la documentazione e eventualmente esprimere il parere in questa piattaforma. Quindi mi auguro che ciò dia anche una svolta oggettiva alla conferenza, che fino ad ora non abbiamo attuato nel pieno della riforma. Le principali criticità, secondo la nostra esperienza, sono legate al fatto che la conferenza di servizi richiede delle misure operative costanti, dovrebbe diventare prassi ordinaria, quindi avere un supporto anche telematico e di condivisione in cooperazione applicativa della documentazione spesso corposa, non chiara, non ben identificata. Per cui sicuramente misure organizzative interne e supporto telematico sono necessarie. Per quello che riguarda invece l'intervento sulla normativa, a mio avviso non è così chiaro quando la conferenza scatti, quindi occorrerebbe che a livello legislativo fosse precisato se si tratta comunque di due soggetti oltre l'amministrazione procedente, o se si vuol dare un ruolo attivo all'amministrazione precedente, per cui la conferenza scatta solo con la presenza di un'ulteriore amministrazione coinvolta. Cerchiamo di tipizzare i procedimenti, soprattutto di capire quelli che sono i procedimenti più complessi, quando è che si può ritenere di dover attuare immediatamente la conferenza sincrona. In questo, per dare supporto anche ai tecnici che operano sulle pratiche oggettivamente, quindi capire quando si può far scattare la conferenza sincrona immediatamente, e anche adeguare quelle che sono le schede istruttorie in modo che i tecnici sappiano quali sono le conseguenze dell'inizio del procedimento e quali le modalità più adeguate per la gestione di quel procedimento. Quindi una tipizzazione in questo senso, e poi, se fosse possibile, il raggiungimento di una collaborazione trascritta con gli enti terzi, potremmo esportare questo modello alle altre amministrazioni coinvolte nella seconda fase del progetto.